Va ora in onda la vera storia d'Italia. Sul Risorgimento si sono versati fiumi di retorica. Nella storia ufficiale ci sono tante omissioni e anche un po' di falsità. Proviamo a rovistare fra le pieghe della storia per far saltare fuori la verità e per capire cosa ci sia veramente da celebrare. La vicenda è affrontata in una serie di approfondimenti tematici. Tutti coloro che vogliono rivolgere domande o richieste di chiarimenti, ma anche critiche e osservazioni a Gilberto Neto, lo possono fare inviando un SMS al 346-6427-756. Gilberto Neto risponderà agli ascoltatori in puntate appositamente dedicate ai quesiti e ai chiarimenti. Balbettio numero 6. Le resistenze antiunitarie. Abbiamo visto fino a qui chi era ideologicamente favorevole e chi era contrario alla unificazione della penisola. Abbiamo visto che i contrari erano in genere intellettuali, cattolici, federalisti, eccetera, eccetera, ma ci sono state opposizioni fisiche, oltre che culturali, ci sono state opposizioni anche fisiche. Si tratta di episodi che sui libri di scuola non vengono neppure citati, ma che è assolutamente fondamentale conoscere per capire che non è stato il Risorgimento italiano quella grande festa con sventolini, bandiere, inni e cotillon che si vede, che ci descrive la propaganda nazionalista o che si vede in certi film apologetici. Un sacco di gente ha anche combattuto contro e un sacco di gente ha anche sacrificato la propria vita proprio per impedire che l'Italia fosse unificata. Cominciamo con il 1848, prima guerra d'indipendenza. Il nemico da battere è l'esercito austriaco. Bene, l'esercito austriaco è nel 48 composto da 58 reggimenti di fanteria, di cui 9 reclutati nel Lombardo-Veneto, 1 a Trieste e sul litorale. Da 37 reggimenti di cavalleria, di cui solo uno lombardo, e da 12 battaglioni di cacciatori, di cui 2 lombardo-veneti. In tutto, l'armata che è al comando di Radetzky in Italia è composta da 70-75 mila uomini, di cui il 33%, un terzo, sono italiani, cioè circa 22-25 mila. Si è molto detto sul fenomeno delle diserzioni del 1848, è stato un fenomeno abbastanza importante che ha toccato l'esercito imperiale. Ma attenzione, non ha toccato soltanto gli italiani dell'esercito imperiale, ha toccato un po' tutti. C'era questa atmosfera di rivoluzione generale, rivoluzioni scoppiavano un po' dappertutto, ivi compresa Vienna, ivi compresa l'Ungheria, oltre che a Milano e a Venezia, e un sacco di soldati disertavano. Quindi è un fenomeno non solo italiano, è un fenomeno che ha regolato tutte le nazionalità. È stato anche osservato che più che un fenomeno politico era un fenomeno di stanchezza sociale, cioè questi poveri ragazzi che facevano anni e anni di ferma non vedevano l'ora di tornarsene a casa e hanno approfittato di questo clima di rivoluzione generale e di queste guerre per tornarsene a casa. Questo è successo anche agli italiani, in misura molto inferiore a quello che racconta la storia ufficiale. Poi vedremo anche che la più parte di loro sono poi rientrati nei ranghi. Il grosso è comunque rimasto fedele. Ci sono alcuni reggimenti composti da lombardi e da veneti che hanno combattuto durante tutta la prima guerra d'indipendenza fedelmente per il loro imperatore. Il 38esimo ha combattuto sul Garda, Santa Lucia, Custozza, Novara e Venezia. Il 43esimo alle 5 giornate di Milano, parlo di reggimenti solo italiani. Il 44esimo a Santa Lucia, Custozza e Brescia, era composto esclusivamente da milanesi ed è quello che è uscito da Milano il 23 marzo e vi è tornato dopo aver partecipato a tutta la campagna, quindi non erano solo i croati descritti dai poeti risorgimentali, quelli che combattevano per l'imperatore, ma c'era anche, per esempio, alle 5 giornate di Milano, questo 44esimo reggimento, che era il reggimento Arciduca Alberto, che era composto esclusivamente da milanesi. Ci sono stati alcuni casi, per esempio la battaglia di Sorio l'8 aprile del 48 e la presa di Vicenza, in cui le forze al comando di Radetzky erano composte esclusivamente da lombardo-veneti. Il 38esimo reggimento viene ripetutamente elogiato da Radetzky perché si comporta in maniera straordinaria, ma soprattutto è famoso per la sua fedeltà e per la sua
per la durezza con cui affronta tutte le sue battaglie, il 22esimo, quello che è reclutato a Trieste e in Istria. È uno dei reparti più fedeli in assoluto, al punto da essere chiamato dai patrioti italiani il reggimento dei bastardi traditori. È un reggimento che resterà fedele all'imperatore fino al 1918. Alla fine della campagna Radetzky emana una sorta di amnistia, nessuno viene punito per la diserzione e la più parte dei soldati rientra nei ranghi e nelle caserme. Quindi anche nella prima parte della guerra del 48, quella in cui anche i cattolici, l'abbiamo visto nei nostri colloqui precedenti, anche i federalisti, anche il popolo parteggiava per i patrioti contro l'Austria, bene, anche allora c'erano alcune decine di migliaia di cittadini lombardi, veneti, friulani, trentini, triestini e istriani che hanno combattuto fino all'ultimo per l'imperatore. Quindi c'era una parte dei cittadini della penisola che combatteva contro l'unità. Questa atmosfera di gioiosa coralità però cessa quasi subito, nel senso che Carlo Alberto e i suoi mostrano subito il loro vero volto: non sono lì per liberare ma sono lì per occupare, non sono lì per cacciare gli stranieri ma sono lì per sostituirsi agli stranieri. Per cui arrivano, ci sono queste grandi requisizioni per l'esercito, ci sono queste nuove tasse che vengono poste sui cittadini, soprattutto sui contadini lombardi. Addirittura vengono chiamati a fare il militare quelli che avevano già fatto il servizio con gli austriaci negli anni precedenti, cioè si comportano veramente male. Per cui già a metà della prima guerra d'indipendenza cambia l'atteggiamento soprattutto dei contadini nei confronti dei cosiddetti patrioti. Gira una canzone popolare che fa: viva Radetzky, viva Metternich, la furca i sciuri e viva i puarit, che già dà l'idea di come le cose stiano cambiando, di come la gente si stia rendendo conto che qualcosa non funziona. In aprile e in maggio del 48 alcune sommosse scoppiano in Brianza nel basso Varesotto, al grido di viva gli austriaci, viva Radetzky. Cioè, questi hanno capito subito che questi sabaudi non sono lì per liberarli ma sono lì per fare i fattacci loro. Quando Radetzky rientra a Milano è notissimo l'episodio dei popolani che gli vanno incontro e gli gridano: «Sciur Radetzky, se minga stanuma cascial via, instai sciuri». Radetzky: «Non siamo stati noi, sono stati i ricchi». Abbiamo visto che non è stato proprio del tutto così, però in ogni caso questo episodio, questo atteggiamento è significativo per rappresentare un sentimento che sta cambiando. Radetzky devo dire che si comporta piuttosto bene, non ci sono repressioni, c'è una sorta di condono generale, quelli che se ne vogliono andare gli dà un po' di giorni di tempo per andarsene, non imprigiona nessuno, niente di tutto quello che sui libri di storia viene detto a proposito dei forcaioli austriaci. In particolare poi Radetzky, lo vedremo magari più avanti, era ormai milanese, viveva con una donna milanese, era padre di figli milanesi.